Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. È da molto che ho questi piatti e non ve li ho mai presentati. La serie che ho io è la Faist VS8, che contengono alcuni attributi delle gambe Faist con delle specifiche superiori. Tra questi è il bronzo, il CUSN8, con cui sono realizzati questi piatti. Il CUSN8 è la miscela di B8 di Faist, anche conosciuto come il bronzo del 2002, dopo la leggendaria gamma Faist per cui è stato formulato. A differenza dei veri e propri 2002, i VST8 sono funzionali da fogli laminari in bronzo, ma la lega utilizzata sia per i piatti 2002 che per i VST8 è la stessa. I piatti di questa serie sono martellati a mano, infatti anche la tornitura è fatta a mano, così da dare un suono preciso e omogeneo al piatto. Per il momento la serie VST8 è disponibile solo in finitura reflector, è lucida e brillante sotto, in questo caso un videoclip che sto girando per YouTube, o anche sotto le luci di un palcoscenico. Adesso andiamo dietro allo sgabello della batteria, vi farò sentire come suonano questi piatti, faremo un test, faremo un sound check e ci suonerà un po', e qui sotto nei commenti lasciatemi la vostra opinione. Eccoci qua, posizionati dietro la batteria, e ora vi presento un attimo tutto il mio set dei VST8 e faremo un piccolo check. Vi ricordo che tutti i suoni degli over che ho posizionato non sono equalizzati e non sono effettati, quindi quello che sentite è tutto in naturale. Partendo dalla mia sinistra, un crash da 16, qui sotto al crash da 16 ho anche il Charlie da 14, crash da 17, ride da 20, qui ho un crash da 18, qui sotto al crash ho uno splash da 10,
E per concludere tutto il giro ho un china da 16. Andiamo a fare un giro per farvi risentire tutti. Questo video recensione termina qui, spero che sia stato come sempre di vostro gradimento, vi invito ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei contenuti, qui sotto come sempre in descrizione trovate la mia pagina Instagram che vi invito anche lì a seguirmi, lascia un mi piace, lascia un commento e ricondividi il video se ti è piaciuto e noi come sempre ragazzi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!